Sentieri e foresta distrutti dalle ruspe per lasciare spazio a un parco eolico. Accade nel Mugello, sull'Appennino tosco-emiliano e la denuncia arriva da comitati ambientalisti. Una vicenda di cui BioBlu aveva parlato l'anno scorso, ma ora il progetto inizia a prendere forma e lo documentano le foto scattate dai cittadini. L'impianto eolico, Monte Giogo di Villore, dovrebbe nascere sulle ceneri dei sentieri, delle montagne e degli alberi secolari abbattuti da escavatori, martelli, pneumatici e ruspe. Il verde viene distrutto dal green. Potrebbe sintetizzare in questo modo quanto sta accadendo. Secondo il Comitato per la tutela del crinale mugellano, il progetto di AGSM AIM, società partecipata dai comuni di Venezia e Vicenza, non ha niente di sostenibile, offende l'identità paesaggistica, ambientale, turistica ed economica del Mugello. Sempre per il Comitato, le sette pale eoliche da 168 metri declassano il territorio appenninico, svalutandolo per sempre a zona industriale per interessi speculativi. I cittadini denunciano possibili rischi ambientali e sottolineano anche che finora i dati sul vento sono secretati, quindi manifestano dei dubbi sull'effettiva resa dal punto di vista energetico. Uno dei territori interessati dai cantieri è quello di Dicomano, dove il sindaco Massimiliano Amato spiega che alla fine dei lavori è prevista una riambientalizzazione. Così come accade in Sardegna o in Sicilia, la questione rinnovabili fa discutere anche in Toscana. I sindaci di Livorno e Grosseto sono stati invitati a presenziare mercoledì prossimo in un'audizione in commissione regionale in cui si cercherà di individuare le aree idonee e non idonee dei nuovi impianti. Quello nel Mugello invece sembra procedere nonostante le contestazioni e gli esponenti locali di Fratelli d'Italia attaccano il Partito Democratico che amministra la regione, definendo il parco eolico in costruzione sul Monte Giogo di Villore uno scempio.